isola. Hanno deciso di camminare lungo le vie del centro di Padova, di passare davanti a quei negozi che in quest'ultimo periodo sono stati razziati dai ladri. L'associazione commercianti del centro si è trovata ieri sera per la prima passeggiata notturna e simbolicamente sono partiti dall'ultimo negozio di abbigliamento derubato in via San Fermo. Siamo in via San Fermo, non è che siamo, non so, in via Anelli a luna di notte. Quindi ribadisco, il passaggio è un passaggio estremamente modesto. Se qualcuno vuole documentare, guardate, in questo momento non c'è praticamente nessuno e siamo alle ore 20. Strade che dopo le 19.30 si spengono, non bisogna considerare l'Iston come unico punto del centro. Via Dante, via Garibaldi, via Vescovado sono ugualmente strade centrali e non devono essere abbandonate a facile preda per i malintenzionati. Riappropriarci della città, non si deve parlare di ronde perché non sono ronde. Questo deve essere fondamentale perché sennò il nostro messaggio non è quello che noi vogliamo trasmettere. Noi vogliamo trasmettere la solidarietà dei padovani col commercio, che vengano a rivivere la loro città. Non sono ronde, ci tengono a far sapere i commercianti, non vogliono essere controllori, preferiscono camminare per la città per sensibilizzare i residenti e avvicinarli alle loro preoccupazioni. Buio, scarsissimo passaggio. Anche prima una signora che lavora in via dell'Accademia mi diceva che alle 5:30 la luce era spenta in piazza Capitaniato e dunque poca sicurezza, paura. Vorremmo far tornare questa città un salotto, quello che è sempre stato.